Beh, io vorrei intanto salutare i vostri ospiti e vorrei subito però entrare in argomento perché avete presente Fulvio Bianchi, il dottor Bianchi, che è un giornalista, devo dire, sempre molto corretto, molto equilibrato, che già anche all'epoca di Calciopoli, penso lui si ricorderà, qualche volta ci siamo anche sentiti. Purtroppo però Fulvio Bianchi fa parte di un giornale che già sta iniziando a fare una campagna che secondo me è estremamente pericolosa, e cioè quella di considerare le telefonate attuali come quelle che stanno emergendo ora, come delle telefonate colpevoliste che naturalmente metterebbero tutti su un piano di colpevolezza, ma addirittura con delle falsità. E mi riferisco proprio a quello che ha scritto oggi il collega di Bianchi, Zunino, che fa riferimento ad una mia telefonata dove io avrei fatto modificare un rapporto a Trefoloni, che è una falsità, e dove dice poi successivamente che io avrei partecipato ad una trasferta del Milan che non l'avrei ritenuta poi nemmeno uno scandalo, ma siccome io quando il Milan gioca la Coppa Italia, nella finale di Coppa dei Campioni, avevo già presentato le mie dimissioni al presidente federale e quindi non ho partecipato a quella trasferta, io credo che se oggi si inizia a scrivere delle falsità pur di mettere su un piano di colpevolezza quello che emerge ora con quello che si diceva prima, io credo veramente che si faccia un'opera di assoluta confusione e un'opera disonesta nei confronti di quelle che sono le verità attuali. Cioè, non sono stati commessi illeciti prima e non si sono nemmeno, e non emergono illeciti oggi. Se però poi alcuni giornali, e ripeto, Repubblica la vuol mettere sul piano diciamo, di pubblicare addirittura delle falsità, beh, allora io non, lascio a voi la parola, giudicate voi, perché il signor Zunino oggi ha parlato di questo, ha scritto delle falsità esclusivamente per mettere in cattiva luce le cose che sono emerse e per fare evidentemente confusione e alimentare ancora della confusione a quello che è stato fatto fino ad ora. Paolo, ti diamo la replica a Fulvio Bianchi e poi torniamo a farti le domande sulle intercettazioni. Fulvio. Certo. Tu sai benissimo come io la penso su questo argomento, sai benissimo cosa ho scritto in questi anni e cosa sto scrivendo in questi giorni. Per quanto riguarda questa questione, io non ne sapevo assolutamente nulla e se tu, questo è il tuo punto di vista, lo rispetto. Ma vedi Fulvio, il mio punto di vista, io l'ho premesso, io di fronte a te mi levo tanto di cappello perché sei non l'ho Fulvio scritto Bianchi, ma io. oggi su Repubblica.it esce fuori un fondo a firma di Zunino, di Corrado Zunino, dove dice queste cose, cioè dice delle falsità. Io naturalmente ho già interpellato il mio legale per vedere se ci sono degli estremi per una querela, perché non si può mettere a confronto quello che era stato detto fino ad ora e quello che emerge oggi e per creare magari una situazione assolutamente scomoda per queste nuove indagini, tirare fuori delle falsità. Io non ho telefonate con Trefoloni dove gli chiedo di modificare un referto, non sono andato alla finale di Istanbul con il Milan, quindi cioè, si parla di cose piuttosto evidenti, Diciamo, permettimi. Paolo, sono Antonello Angelini, diciamo Zunino, per chi vuole documentarsi un po', basta andare su Juventino Vero, c'è una bellissima testimonianza di Galati riportata lì sul sito juventinovero.com, in cui si parla di questo giornalista. Sì, ma vedi Ma che Angelini, conclusione, non è qui, non è che se noi possiamo. No, facciamo però si le capisce cose, se subito noi in questo che lui momento, scusatemi, parte a se prepotenza. noi in questo momento, scusatemi, se noi in questo momento facciamo l'errore di considerare quelle telefonate che stanno emergendo oggi, che io ho sempre detto di aver parlato con tutti senza naturalmente entrare nel merito della telefonata, ma se si mettono sullo stesso piano le telefonate che emergono oggi come colpevoli,
rispetto a quelle del passato, noi creiamo una confusione enorme, non arriviamo a risolvere il problema. Noi dobbiamo riconoscere che non ci sono assolutamente tentativi di illeciti. Quando io ho avuto le telefonate che sono state già portate a conoscenza fino ad oggi, come non ci sono oggi, perché io vi prego proprio di sentire la parte che ha pubblicato Radio Radicale. Nel momento in cui il mio avvocato ha chiesto ad Auricchio se fra tutte le telefonate che lui aveva ascoltato tutte le mie, e Auricchio ha detto sì. L'avvocato poi gli ha chiesto: lei ha sentito tutte le telefonate di Bergamo, quindi mi può dire se una volta Bergamo ha avuto un contatto con un arbitro facendo una telefonata che magari anche in forma velata faceva capire di dare un indirizzo? E Auricchio ha detto no. L'avvocato ha replicato, ha detto: ha sentito una volta Bergamo fare una telefonata con un assistente e magari velatamente fare riferimento a un andamento della partita che non fosse corretto? Auricchio ha detto no. Allora noi dobbiamo partire da questi presupposti. Paolo, scusami. Cioè Bergamo parlava con le società, raccoglieva notizie, ma non parlava con gli arbitri per dare indirizzo. Ok Paolo, ti ringraziamo di questa precisazione. Fulvio voleva rispondere ancora e poi ti liberiamo dopo un paio di domande sulle nuove intercettazioni specifiche. Fulvio. Perfetto. No, io volevo risponderti e farti una domanda. Innanzitutto ho detto prima che tutto questo materiale enorme dove ci sono intercettazioni vecchie e intercettazioni nuove va pesato adesso non soltanto a livello di processo penale, che mi interessa poco, ma soprattutto a livello di giustizia sportiva. Bisogna vedere il peso di questo. Allora ti faccio la domanda però, certo. Come valuti tu l'intercettazione che riguarda Facchetti e Mazzei, di cui abbiamo parlato prima, quando il presidente d'allora dell'Inter gli chiede, dice: metti in lista Rosetti che è di Torino, la partita era Inter-Juventus ricordo, metti in lista Rosetti di Torino che quindi è precluso. Metti in lista De Santis che domenica scorsa ha arbitrato la Juventus e quindi non può uscire. E Mazzei, secondo me, gli risponde correttamente. E Collina, questi tre voleva mettere. In modo che uscisse Collina. E Collina. Allora, aspetta, lasciami finire Paolo. La mia risposta... E aspetta un attimo, scusa. E Mazzei gli risponde, secondo me, correttamente. Dice: guarda che per il nostro regolamento dobbiamo avere il 50% di possibilità. Non possiamo fare chiaramente una lista chiusa, perché se fai una lista chiusa e metti tre preclusi più l'arbitro che ti interessa che esca, esce ovviamente quell'arbitro. È una designazione. Ecco, una designazione. Voglio chiederti rispondere. Come tu valuti questa intercettazione? Allora, io naturalmente non sono un giudice, io do la risposta che dà Paolo Bergamo, il designatore. Questa è la peggiore delle telefonate che io ho sentito fino ad oggi. Perché nessuno mai ha fatto una ipotesi di questo tipo, perché dire metti un precluso, metti quello che non può arbitrare, ditemi voi cosa vuol dire. E poi mi fermo qui. E poi la dimostrazione è che il sorteggio fu un sorteggio vero, non falso, vero, tanto che Collina andò a arbitrare Chievo-Milan e Inter-Juventus l'arbitro Rodomonti, è così? No, dirò di più. Certamente. Dirò di più, che in questo caso... Io pregherei Fulvio Bianchi, che è una persona estremamente corretta, a dire se quando lui ha partecipato al sorteggio ha visto qualcosa di anomalo. Lui ci ha detto che l'ha truccato Fulvio, confessato qui. Allora, io ho partecipato al sorteggio, se avessi visto qualcosa di anomalo, se avessi saputo che era falso, ovviamente non avrei partecipato, su questo non c'è ombra di dubbio, ma l'avrei scritto sul giornale. Certo. Per me il sorteggio era un sorteggio regolare, dove ho partecipato a un sorteggio. Ricordiamo che è già accertato da sentenze. La Gazzetta dello Sport si è sbagliata, strano. Sì, la Gazzetta dello Sport è sbagliata. Paolo, almeno io non ho mai avuto l'impressione che il sorteggio fosse falso. Ricordiamo anche che c'era un notaio, anche gli avvocati della difesa hanno chiesto ad Auricchio: avete sentito i notai che ne dicevano? No, perché non interessava, bastava leggere la Gazzetta e farsi un'idea di tutta l'inchiesta. Certo. Paolo, io ti voglio chiedere, quello che esce nelle trasmissioni, ti diamo diciamo, l'opportunità di rispondere a delle, tra virgolette, critiche più che accuse che ti si fanno in virtù di queste intercettazioni, dove tu, io l'ho detto scherzando, dici: ho sofferto con voi del Milan, la vinciamo insieme dell'Inter. Tu a noi avevi detto, io dovevo tranquillizzare un po' i vari presidenti, e in effetti questo probabilmente emerge, però ecco, forse puoi rispondere te, quello che dicono è: Bergamo esce un debole nei confronti dei potenti.